Sindaco Marco Fioravanti, Ascoli, capofila di un progetto in rete tra i comuni mediti del centro Italia, partendo proprio dalla resilienza anche a 6 anni dal terremoto che c'è stato. Quali sono i presupposti di questa rete che si sta formando e questa esperienza di cui parte oggi? Sì, abbiamo aperto una nuova fase, abbiamo iniziato oggi un nuovo cammino insieme ai sindaci di Terni, di Rieti e dell'Aquila. Abbiamo aperto un ragionamento perché chiediamo che in questo momento storico c'è maggiore autonomia per i territori, per i sindaci, e quindi dobbiamo recuperare quel rapporto deteriorato negli ultimi 10 anni tra sindaci e Stato, tra cittadino e Stato. Quindi per far questo dobbiamo costruire una visione collettiva, metterci insieme, avere un atteggiamento global, cercare di lavorare ogni giorno per mantenere e conservare l'identità e la ricchezza culturale del territorio, ma avere un atteggiamento anche globale per cercare di dare una visione complessiva attraverso i fondi PNRR. Abbiamo bisogno anche di lanciare questo progetto metromontano, perché se vuoi essere competitivo in Italia e in Europa devi avere un progetto complessivo, quindi l'Italia ha bisogno di una grande visione. Noi abbiamo fortemente fiducia nel nuovo Premier Giorgia Meloni, che già nel discorso del suo insediamento ha riconosciuto l'importanza delle città medie e dei territori di confine. Quindi vogliamo costruire attraverso questa rete, che oggi è il primo di una serie di incontri che vogliamo fare, cercare di metterci in rete e di consegnare all'Italia una visione complessiva. Noi chiediamo allo Stato che lo Stato si occupa dei grandi temi comuni, ossia come le infrastrutture, e però dia maggiore autonomia, maggiore forza ai sindaci, che tutti i giorni devono risolvere i problemi delle persone e dei cittadini. Ma il progetto, noi abbiamo parlato più volte a livello locale insieme al comitato, insieme ai diversi sindaci, della ferrovia dei due mari. Noi abbiamo bisogno di un collegamento tra i due mari, non solo per quanto riguarda le persone, i turisti, non solo per i pendolari, ma anche per le merci. Noi abbiamo un collegamento da est verso ovest, quindi abbiamo necessità anche di chi porta le merci da Trieste a Bari, un collegamento verso Roma, verso Napoli. Quindi la ferrovia dei due mari, secondo me, è una necessità non solo per il Piceno, non solo per le Marche, ma per l'Italia centrale. Sindaco Sinibaldi, anche Rieti in questo progetto di rete tra i comuni medi, a fronte di un progetto sistema per il PNRR per il nostro territorio tra più regioni. Sì, l'intuizione del sindaco Fioravanti è stata davvero importante, e soprattutto cade in un momento fondamentale, che è quello della programmazione degli investimenti del PNRR. Ce lo siamo già detti, come città media del centro Italia dobbiamo porre la questione dell'Appennino centrale, porre la questione dell'Italia centrale, e cercare non soltanto di farla entrare nel dibattito politico del Paese, ma anche e soprattutto di mettere a terra delle progettualità di area vasta che siano davvero performanti e davvero costruiscano un futuro strategico per tutta l'area dell'Appennino centrale. Siamo a 6 anni dal terremoto, quello di ottobre, quello che ha colpito anche l'area umbro-marchigiana. Come prosegue la ricostruzione fisica, ma anche della comunità di Rieti? Beh, purtroppo, se dicessi bene, direi una cosa non aderente alla realtà. La ricostruzione stenta a decollare, sono stati anni difficili, c'è stata un'accelerazione negli ultimi tempi, però c'è ancora molto da fare. Noi abbiamo purtroppo sul nostro territorio l'esperienza tragica di Amatrice, che fa piangere il cuore ogni volta che si ci passa, perché ancora siamo in molti casi alla rimozione delle macerie, quindi c'è da fare tanto, c'è da fare non soltanto la parte di ricostruzione edilizia, ma c'è da dare una risposta alle tante famiglie che hanno dovuto abbandonare la realtà del nostro territorio, o che pure hanno scelto di rimanerci in condizioni veramente difficili di resilienza e di resistenza quasi culturale e territoriale. Quindi c'è da fare molto, ci auguriamo che questo governo acceleri da questo punto di vista. Da mettere a sistema anche le infrastrutture, i collegamenti tra le sponde del nostro paese, tra l'Adriatico e il Tirreno, in questo la zona del centro Italia è strategica.
Le infrastrutture sono la cosa fondamentale da questo punto di vista, bene il commissariamento e il finanziamento della Salaria, bisogna lavorare sulla ferrovia dei due mari perché o si fa adesso o non si farà più. Questo è un tema di trasversalità tra est e ovest del paese, è un tema di collegamento alla capitale di tutta l'area centrale, è una battaglia che dobbiamo vincere. Sindaco Biondi, L'Aquila tra le città medie del centro Italia, in questa rete in vista a fronte del PNRR, l'esperienza dell'Aquila, e questo anche per prima ho subito il terremoto 20 anni fa, ma la ricostruzione delle nostre comunità da come riparte? L'Aquila è una città da questo punto di vista paradigmatica, diciamo, è la prima città sede di funzioni importanti in quanto capoluogo di regione che si è trovata in epoca moderna a dover fronteggiare un terremoto disastroso che ne ha minato alla base la sopravvivenza stessa. Oggi L'Aquila è una città in cui la ricostruzione privata si trova ad uno stadio molto avanzato, in cui quella pubblica muove seppur faticosamente i suoi passi e che deve trovare una sua collocazione all'interno di una rete delle città medie, perché la pandemia e anche la guerra per certi versi stanno lì ad indicare che senza una strategia precisa i territori più fragili come i nostri rischiano di rimanere fuori dal sistema sociale, produttivo ed economico, e quindi continuare quel percorso di svuotamento che, ahimè, le aree interne vivono. Ma sicuramente le aree interne scontano anche un deficit infrastrutturale storico, nel momento in cui, come si è detto nel corso del convegno, sono stati applicati dei parametri in cui tutto doveva avere una convenienza economica. È evidente che gli investimenti nelle aree interne non possono sempre avere una convenienza economica, non lo sono gli asili, gli ospedali, le reti. Sicuramente c'è bisogno di quella che è stata chiamata la cura del ferro per i capoluoghi di provincia delle aree interne. Naturalmente la montagna, un discorso a parte, la montagna è un elemento attrattivo da sempre, va conciliato bene il tema della salvaguardia ambientale con il tema dello sviluppo. Troppo spesso, diciamo, ci si sbilancia in maniera irrazionale verso il primo, con una forma di ostracismo che non ha nulla con la tutela della natura. Sono stati tanti i temi che sono stati posti all'attenzione, al dibattito. È chiaro che gli spunti che si possono cogliere nella loro molteplicità però portano a un dato, cioè c'è necessità comunque di una rete. Il problema è come crearla, ma soprattutto quali prospettive dare a una rete di comuni che decidono di dire: va bene, io sono un comune medio, faccio parte in questo caso del centro Italia, quali necessità io ho di condividere o quali contributi posso dare agli altri? Questa è una riflessione, perché spesso noi parliamo di sinergie, di rapporti, di relazioni, ma poi bisogna tradurle in azioni concrete. Momenti come questo io credo che siano importanti e fondamentali, perché possono porre veramente una prima pietra per la costruzione di un progetto. Poi adesso noi parliamo tutto all'interno del PNRR, questa visione, no? Il tema è questo, e gli spunti che sono stati dati prima sono fondamentali per inquadrare la situazione e capire qual è il ruolo effettivo nei processi di sviluppo dei comuni, incredibilmente, che ci è stato affidato nonostante tutto quello che noi abbiamo passato alle spalle. Devo dire che abbiamo vissuto una fase incredibile, drammatica per certi versi, nella nostra storia, ma se uno va in qualche modo a fare un esame anche di quelle che sono state delle teorie economiche che hanno fino a qualche tempo fa dominato il dibattito politico, in cui si diceva benissimo lo Stato minimo, gli enti locali ridotti, il liberismo sfrenato, tutto quello libero mercato regolatore, eccetera. A un certo punto arrivava una situazione drammatica come il Covid, che se faccio poi uno shock, dove arriva lo shock? Dal pubblico,
il PNRR, che non, come diceva, non è un pasto gratuito, è un'iniezione di denaro pubblico per creare delle situazioni di crescita anticicliche rispetto a quello che si era venuto a creare negli anni di Covid. Solo che ci siamo trovati di fronte forse a un sistema che non so quanto fosse adeguato per gestire questo shock di denaro pubblico che arrivava nelle tasche dei comuni, nelle tasche delle regioni o in una programmazione di livello nazionale. Poi io ho una particolarità di più rispetto agli altri comuni. Io sono un comune di Sesto, che spesso vengono dimenticati dal nostro legislatore e Guido Castelli lo sa più avanti, perché tante volte l'ho interpellato per cercare delle soluzioni a una situazione paradossale in cui si trova tutti quando hanno finito dei fatti in bancarotta. Quindi noi eravamo abituati a non avere nulla, non avere un euro, non avere capacità di investimento, a un certo punto ad avere dei parametri ulteriori rispetto a quelli che erano qua. L'ho trovato in me stesso, grazie Guido, non ce l'ho portato io questa. La precisazione era d'obbligo, però tante volte ci si dimentica dei comuni, tante volte ci si dimentica delle città medie, si dimentica dell'Italia centrale e soprattutto si dimentica che esistono comuni in dissesto, anche di dimensioni significative di poterne. E quindi noi abbiamo subito una cura di magrante ulteriore e ci siamo dovuti rimboccare le maniche per cercare di andare invece ad affrontare delle sfide che erano fondamentali per le nostre comunità. Ci hanno detto, no, le leggi sempre che le nostre capacità di spesa dovessero essere, le nostre azioni amministrative conseguenti dovessero essere efficienti, cioè dobbiamo spendere bene, abbiamo imparato, in qualche modo a volte ci riusciamo, a volte no. Poi è arrivato il PNRR e ci ha detto che dobbiamo essere efficaci, cioè dobbiamo ridare di più di quello che noi investiamo in termini di creazione di occasioni di sviluppo. Non so quanti si siano però fatti una domanda: siamo adeguati per poter cogliere tutte le sfide che ci sono davanti, ma siamo adeguati sia come soggetti che gestiscono i fondi, ma anche come tessuto imprenditoriale ed economico? Penso a tutti gli interventi che vengono fatti a livello infrastrutturale, da un sistema come quello dell'edilizia che è entrato in crisi nel 2008 e che poi abbiamo in qualche modo drogato con un 110 che ha sviluppato in maniera frenetica alcuni settori. Poi è arrivato il PNR, siamo in grado come sistema economico e imprenditoriale di avere un numero di imprese, professionisti, lavoratori che possano poi andare a mettere a terra tutte quante quelle che sono le risorse? Perché queste domande sono domande fondamentali, perché qualcuno diceva prima della variabile tempo, la variabile tempo in questo caso non è un neutro, noi abbiamo delle tagliole, sono stati introdotti dei parametri, tanto che parliamo di parametri in questo caso ovviamente dei ritmi temporali ancora più scanditi rispetto a quelli che magari in altre tipologie di finanziamento noi eravamo abituati ad avere, perché il PNRR è veramente tiranno dal punto di vista del tempo, no? Dobbiamo spendere tutto entro il 2026, cioè abbiamo degli obblighi di rendicontazione, degli obblighi di spesa a ritmi molto serrati. E noi comuni, devo dire, ci siamo rimboccati le maniche, forse, ecco, mettendo già a sistema tutte quelle che sono le esperienze che potrebbero essere comuni rispetto alla possibilità di andare a intercettare i finanziamenti, ma anche di capire come andarli a spendere con le procedure migliori che speriamo poi il nuovo codice di appalti in qualche modo ci dia anche un po' di tregua, perché sta discutendo anche di questo. Ma anche, ecco, adesso mi vengono in mente il codice di appalti, faccio un salto qua, quella, ma anche tutto il sistema dei controlli e delle procedure che gravano sui comuni, quanto sono adeguati rispetto a quello che noi dobbiamo fare? Anche le procedure semplificate sono state poste, ma tutto il tema, ad esempio, no, dei controlli da Corte dei Conti che poi arrivano, no, nei nostri comuni a verificare se giustamente, perché in questo caso non ci può essere un elemento distorsivo rispetto a quello dell'utilizzo delle risorse, ma noi abbiamo la necessità di avere, se vogliamo spendere, anche delle procedure semplificate perché dobbiamo mettere in campo con delle sicurezze che quelle procedure siano corrette dal punto di vista della legittimità. E spesso, ovviamente, nell'incertezza del nostro legislatore, alcune certezze non vengono meno. Quindi, noi abbiamo parlato prima di insetti, di agricoltura, di probabilmente
fare uno sforzo di visione ulteriore, e probabilmente il PNRR, quantomeno se non sarà questa l'occasione di mettere in campo tutte le risorse, dovrebbe essere un'occasione di andare a riflettere su quali possono essere delle strategie ulteriori di crescita che possono derivare dai tasselli, i mattoni che noi mettiamo adesso. L'integrazione tra, io prendo una città straordinariamente bizzarra, perché noi siamo una città antichissima, tra un po' festeggiamo il nostro 2700esimo compleanno, ma contemporaneamente recentissima, perché abbiamo subito uno sviluppo industriale frenetico a partire dalla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, tutto il periodo del fascismo e poi del dopoguerra, quindi abbiamo avuto uno sviluppo incredibile dato da qualche cosa di straordinario che era l'acqua, la presenza dell'acqua nel nostro territorio, ha fatto sì che noi nascessimo Terni, interata dalla città dei fiumi, e ci sviluppassimo poi a livello economico e industriale dalla fine dell'Ottocento in poi. Quindi noi siamo una città industriale che deve recuperare il proprio rapporto anche con il territorio dal punto di vista del contemperamento delle esigenze di crescita e di sviluppo, soprattutto industriale, ma anche di tutela dell'ambiente e di salute dei nostri cittadini. In un contesto di ricchezza straordinaria, per esempio noi siamo l'unica città di pianura innamorata della montagna, no? Noi siamo in pianura, siamo a poco 200 metri, ma poi siamo circondati da montagne, cioè abbiamo splendidi monti montani intorno a noi, siamo tutti appassionati di montagne interne, è incredibile questa è una cosa. E abbiamo degli elementi straordinari di attrazione, di bellezza, penso alla cascata delle Marmore, che quest'anno ha fatto oltre 500.000 visitatori, che dobbiamo però essere in grado, come si diceva prima, di redistribuirli magari tra tutte quelle straordinarie bellezze che le nostre città hanno. Sembra che parlo di cose tutte quante slegate da loro, ma in realtà c'è un minimo comune denominatore che è l'identità delle nostre città. Se noi andiamo a recuperare l'identità vera e se noi siamo in grado di andare a spendere le risorse, se mai fossimo in grado di farlo fino all'ultimo centesimo, in ragione delle possibilità che le nostre identità magari messe al sistema possono avere, e allora faremo una cosa straordinaria, cioè creeremo veramente quelle occasioni di crescita e di sviluppo che poi dovranno necessariamente continuare, perché non è che noi col PNRR facciamo tutta la panacea di tutti i mali, spendiamo tutto e poi finisce, no? Noi stiamo gettando le basi delle prospettive di crescita e di sviluppo straordinarie che poi dovranno, speriamo arrivare, anche se poi, dopo che ci hanno appunto detto con un'inversione di tendenza incredibile che la spesa pubblica doveva essere l'elemento di rilancio economico del nostro paese, poi è arrivata la speculazione internazionale, la stabilizzazione con la guerra eccetera, che rischiano incredibilmente di compromettere tutta quella efficacia che la spesa pubblica avrebbe dovuto avere con il PNRR. Quindi questo è assolutamente uno degli elementi distorsivi di quello che era il percorso che era stato preordinato proprio per lo sviluppo dei nostri territori, sperando insomma che prima o poi questa situazione riesca ad appararsi, perché altrimenti è ovvio che noi ci troveremo in un'estrema difficoltà nella gestione dei nostri comuni, già in qualche modo precaria, gestione dei comuni di stesso ulteriormente precaria, ma poi anche nell'andare a gestire la spesa nel momento in cui occorre tutte le volte andare a vedere se l'aumento di prezzi, l'aumento di energia eccetera rende cantierabile un determinato progetto o meno, tutto quello che è collegato ovviamente a quelle che sono le procedure di appalto per riuscire a realizzare quelle opere fondamentali che anche il PNR richiede. Chiaro è che al di là di quelle che possono essere le nostre capacità e tutto quello che è stato possibile intercettare in base a quelle che sono le esigenze delle nostre città, ci sarebbe voluta una visione ulteriore da parte del governo nazionale per far sì che poi effettivamente una rete, soprattutto infrastrutturale, andasse a collegare quelle che sono le realtà fondamentali, importanti, imprescindibili come le città medie e come le città medie, si diceva prima, dell'Italia centrale, che costruiscono una effettiva cerniera, e questa non è retorica, è proprio geografia, quindi non dobbiamo dimenticare il ruolo straordinario che le nostre città possono avere tra un nord e un sud che hanno sempre avuto le loro specificità e i loro trattamenti diversificati. Quindi, e il nostro ruolo, anche quello di sindaci, insomma, in questa fase è
assume un portato di responsabilità particolarmente significativo. Però ecco, il fare squadra già in qualche modo ci fa capire che non siamo soli in quello che facciamo, e questo non è un elemento da sottovalutare, perché poi nel momento in cui si mette seduti i sindaci, posso assicurare, io ormai sono 4 anni che lo faccio, poi c'è qualcuno che l'ha fatto da molti più anni di me, si va dare 18 anni insomma, quindi, e quando i sindaci si mettono a lavoro è perché chi spinge l'amore della propria città, non tanto per l'altro. Quindi, e questa rete che si deve creare è una rete che secondo me è fondamentale per andare a capire come gestire alcune tipologie di processi fermi, restando le specificità che ogni città ha, perché se noi andiamo a vedere Ascoli, Rieti, L'Aquila e Terni, ognuno ha una sua caratterizzazione, una sua demografia, una sua estensione territoriale, una sua storia e un suo tessuto economico produttivo probabilmente molto differente. Ma quello che è importante è andare a capire il valore della città media in quanto tale e il valore dell'Italia centrale in quanto tale. Noi siamo tra l'altro in Umbria, una regione in transizione, quindi abbiamo un ulteriore elemento, si capisce che siamo nel nord del sud, cioè siamo in crescita, diciamo. E quindi su questo occorrerebbe veramente innestare un ragionamento serio a livello governativo per capire che cosa significhi uno Stato che si fonda effettivamente su quelle che sono le identità territoriali in un'ottica effettiva di sussidiarietà. Perché, come si diceva prima, la sussidiarietà prevede anche marxianamente, come qualcuno diceva prima, un'allocazione corretta delle risorse, questo ce lo dobbiamo dire. E se non vengono allocate correttamente le risorse, e se le dotazioni dei comuni non vengono implementate per renderli adeguati quelle che sono le loro missioni, che non sono missioni che possono essere valutate sui meri parametri economici, ma sono quelle su cui si deve basare il benessere delle nostre, dei nostri cittadini, allora rischiamo di non aver compreso che cosa uno Stato deve fare quando si basa su una realtà straordinariamente particolare come quella della nostra nazione. Quindi le specificità territoriali devono essere veramente inquadrate in un'ottica più ampia, anche per andare a capire i discorsi, quelli che dicevamo prima, perché se dobbiamo metterci in rete dobbiamo essere capaci di farlo con le dotazioni necessarie per poterlo fare. Il PNRR è un'occasione straordinaria, ma non basta se non viene associato a un livello di percezione diversa del ruolo dei comuni all'interno delle dinamiche statali. Questo sicuramente potrebbe essere un punto di partenza dalla giornata di oggi per far comprendere come alcune tipologie di realtà siano, in momenti come questi straordinari, di una necessità altrettanto straordinaria per poter creare i percorsi di crescita e le visioni necessarie per i nostri cittadini e per tutto quello che io vorrei dire una nazione intera, perché poi a noi viene affidato un ruolo, ma il nostro ruolo propulsivo che poi deve andare in crescita rispetto a quelle che sono le varie tipologie di intervento.